Proverò a sfatare un luogo comune, il concetto che il tennis sia uno sport inadeguato ai bambini in tenera età. Insomma, l'idea che ci sia uno sviluppo asimmetrico, l'idea che possa portare dei dismorfismi, che possa in qualche modo andare a incidere su una crescita sana dei nostri bambini. Questa è una cosa che oramai è superata perché le attrezzature sono adeguate, perché l'insegnamento è adeguato, si è adattato a questa cosa qui, anzi dirò di più che probabilmente il tennis oggi è uno sport principe per andare a recuperare tutte quelle che sono una serie di capacità motorie, di capacità coordinative che si sono un pochino perse proprio per il tipo di vita che i nostri bambini fanno. Ecco. Quindi andare a recuperare un concetto del lanciare, del prendere, del correre, del saltare, dell'andare avanti, andare incontro ad un attrezzo, il tennis è sicuramente uno sport che ha delle caratteristiche principe in questo terreno. Per cui ecco, direi che il tennis deve riappropriarsi di quella che è la dignità che gli è stata un pochino tolta di uno sport da poter che si può iniziare dopo i 12-14 anni. E poi ecco, pensiamo anche un pochino a quello che è il quotidiano, cioè i bambini scrivono, i bambini giocano con la paletta, col secchiello, non è che hanno un'attenzione a dover utilizzare un secchiello o una paletta con la mano destra o con la mano sinistra. Pensiamo anche che cos'è lo sport del tennis, soprattutto per quello che è l'inizio, che sono 2 ore la settimana di attività, per cui ecco, se andiamo a ragionare su questa cosa, vediamo come l'aspetto dell'attrezzo su un arto invece che su un altro. Un'altra cosa importante è che se il bambino non è forzato, utilizza l'arto in maniera tranquilla, cioè si riposa quando si deve riposare, anche quindi un concetto di come viene posto questo rapporto con il tennis. Se non ci sono forzature, il bambino ha un suo codice di equilibrio, un suo codice di salute, direi proprio. Ecco, quindi è importante che non ci sia un'imposizione nel proporre questo gesto. Il fatto che noi parliamo di colpo a destra o di colpo a sinistra con la stessa dignità ci tutela anche su questo piano. Sono Erasmo Palma, sono un insegnante di educazione fisica, mi occupo di educazione da 40 anni, faccio il maestro di tennis e sono il presidente della Lega Tennis della WISP.